consegna. Dobbiamo far girare la merce, per questo ho deciso di abbattere i prezzi. Ecco alcune delle nostre proposte. Composizione di divano a tre posti e due poltrone per una casa super moderna a soli 790 euro. Divano a tre posti con relax elettrico e penisola con un grande boss contenitore a 1390 euro. E ancora divano a tre posti che all'occorrenza diventa un comodo divano letto con la penisola a boss contenitore e con i braccioli e poggiatesta regolabili a soli 1490 euro. E poi letto con boss contenitore elettrico comodissimo a 1390 euro. Letto una linea moderna completamente sfoderabile, ma guardate un po' che eleganza, a soli 790 euro. E ancora un letto con lo schienale regolabile con una funzione di un comodo porta oggetti a 990 euro. E infine poltrona relax, due motori più il movimento alza persona, con kit roller, doppia pediera, con la posizione Total Relax TV a soli 890 euro. Una poltrona con dispositivo medico detraibile dalla spesa sanitaria. Queste sono solo alcune delle nostre proposte, ma le promozioni sono veramente tante e vi ripeto, è tutta merce in pronta consegna e in pochi giorni a casa vostra. E se non potete venire nei nostri punti vendita, chiamate, informatevi, il servizio a domicilio è a vostra disposizione, prenotate una nostra visita a casa vostra. Vi aspetto con i pagamenti rateali personalizzati senza interessi, con la verifica misure, consegna, montaggio, smaltimento usato e con tutta la professionalità che ci contraddistingue. Scegliete Mondoflex, perché Mondoflex fa la differenza. Buonasera, benvenuti a Calcissimo, è una serata scoppiettante perché è pregna di argomenti tantissimi di cui parlare. Si parte dalla Juventus questa sera perché pare aver sciolto i dubbi la dirigenza bianconera e vuole provare a prendere Phillips, che non è una televisione ma è un calciatore, non so quante prestazioni abbia fatto, anzi dopo andremo a scoprire un po' che tipo di giocatore sia, ma non solo, perché abbiamo un'esclusiva preparata e se ne assume le responsabilità, no, insieme, da Gabriele Cantella sulla futura Juve, ma non solo, perché parleremo di Milan, perché è il fronte Ibra Leao o è Pioli, di chi è stato il merito della grande vittoria col PSG, e poi l'Inter con Lautaro, sempre più uomo al centro del progetto, e vi chiederemo se l'Inter è dipendente da Lautaro o meno, ma so già che De Boni mi dirà di no, ammesso che ci sia. Con noi la Roma viene asfaltata dallo Slavia Praga e si prepara benissimo al derby. Buonasera! Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io vi saluto, sono contento di vedervi. Semi giovanile, sai, te l'hanno detto? Vabbè, ma se me li porto bene i miei anni non è colpa Quanti mia. Quanti ne hai? 40, io lo dico senza problemi. Meno ma male che c'è gente come te che lo dice. 40, io lo dico senza problemi. Ma, a proposito, stasera avremo un ospite che da oggi in poi noi non chiameremo più col consueto nome e cognome, ma chiameremo Sentenza. Perché io ricordo benissimo quando il suddetto ospite, che dopo presenteremo, disse: non credete voi, ma io non penso proprio che quest'anno in Champions le italiane passeranno il loro girone, perché manca la Juve. È l'unico anno in cui rischiano di passare tutte e quattro, perché l'anno scorso ce n'è una che non è passata, che è la Juventus. Quest'anno questa Sentenza, appena l'ha detto, hanno cominciato a volare in Italia in tutte le coppe. E allora? C'è l'Italia che addirittura rischia di avere 5 squadre l'anno prossimo. Addirittura rischia di averne una in più. Volano queste squadre. E quindi cosa potresti fare? Volano, volano. Da oggi in poi per me
sarà sentenza. E allora, è con grandissimo entusiasmo, con una grandissima solidarietà femminile che non posso avere io, ma che ho nei suoi confronti, che saluto Alexandra Sentenza Colasanti! Sentenza! Buonasera Gianluca, buonasera a tutti gli ospiti ed io invece con grande piacere che asfalto De Bonis in anteprima. Benissimo. In realtà volevo dire questa sera, prima di rispondere ad Andrea, che io questa sera mi ero insomma preparata ad interpretare le caratteristiche di una donna. Si vede anche dalla giacca, non so se la regia la può inquadrare con tante facce femminili, proprio perché non volevo essere aggredita. Invece tu mi hai preceduta e io purtroppo è mio destino, non posso interpretare il ruolo femminile. Io questa sera ti asfalto, poiché... Vai. Allora, le italiane, sì è vero, probabilmente voleranno... Non ha l'interesse, ha passato il turno. Ma se... l'Inter pensa in quel modo, come ha affrontato ieri sera il Salisburgo, di andare a competere con le grandi che quest'anno si appropinquano ad andare... Scusami, Cantel... no, dopo lo... giusto ma il termine. Ma fai tutto tu. Giusto, no, prof, no, ma adesso tu fai una cosa. Ad affrontare... No, volevo sapere se era giusto il termine, perché io dico un sacco di castronerie. Ho detto... Guarda, per me ti puoi fermare qua e io... se l'Inter pensa di andare a affrontare le grandi che quest'anno saranno presenti in Europa, io credo, De Bonis, che... giustamente, tu dici non dimostri 40 anni perché vuoi essere un po' giovane, continua anche a sognare. Perfetto, me lo dice una di quelle che accetta come ha vinto la Juve a Firenze. Andiamo avanti, dai. Io lo accetto. No, ragazzi, perché qua difendi Allegri, poi mi dici Juve. Dai, ma Claudio, io lo difendo fino alla Claudio morte, Marchisio, mister Allegri, ma io spero Claudio mister Marchisio, Allegri prima o poi senta, perché io lo difenderò Claudio dal primo Marchisio. Giorno all'ultimo. Claudio Marchisio, hai sbagliato programma, è da un'altra lo parte. Sai qual è il problema, Andrea? Lo sai. No, ragazzi, tu stai copiando il Claudio Nazionale, che poteva dire, poverino, lui ieri ci è rimasto male, perché lui, sai, era lieto per commentare, c'aveva di fianco Luca aveva vinto la Champions, Julio Cesar, uno che aveva vinto la Champions, Milito, lui poverino ha fatto solo le finali e le ha perse tutte e doveva andare contro. Ora Claudio Marchisio, se vuoi, negli altri canali queste cose vanno bene. Claudio Marchisio è un gran signore come anche mister Allegri, in gran silenzio no, mostreranno silenzio. Come questa Juve è la rinascita, è una Juve giovane, questa è Juve una Juve fortissima, far bene, vero? Con questo atteggiamento. Ma io non guardo al futuro, io guardo il presente. Beh, il presente day by day noi stiamo costruendo qualcosa che probabilmente per molti altri... Il presente dice che la Juve è settimana non gioca. Giusto? Rinnovo di Gatti, stai costruendo qualcosa. Aspetta, no, no, ma posso finire solo questa cosa? Andrea, come anche all'altro ospite che stai per presentare, io ho detto lo scorso anno, godetevi quest'anno. E io ti ripeto anche a te. Sono 5 anni che ti sento dire. Godetevi questi anni, perché poi torneremo lì in vendita. Dai! Allora, mi fate... Che l'ultima volta che hai vinto la Champions League non esisteva Spotify, dai, finiamola! Non esisteva... Ma cosa Cantella? Però siamo stati la squadra che ha vinto più scudetti consecutivamente di tutti! Prego, mi dispiace per te! Oliviero, guarda, buonasera, tu sicuramente non vincerai 9 scudetti io, di seguito, ma sei contento non c'è di problema. Aver vinto il tuo scudetto? No, lui non è contento per 9. Lui non è contento perché in Europa... In Europa che? Siamo lì. Ah sì? No. Siamo lì. Ma senti, anche il Napoli è lì in Europa. Guarda, anche se abbiamo pareggiato ieri. Anche il Napoli è lì in Europa. Anche se abbiamo pareggiato ieri. Vediamo se sarete in grado di affrontare le sarete altre. In grado. Allora, se vogliamo parlare d'Europa, come sapete, non dobbiamo parlare del Napoli. Sapere, no, non dobbiamo parlare caro del Cantella, ti presento io, a fianco a me c'è Cantella. qua. Bonsoir, io ancora non esistevo, però allora, mi ha presentato Oliviero. Mi ha dato il permesso. Se vogliamo parlare d'Europa... Dovreste sapere proprio che il Napoli è l'unica squadra italiana che gioca in Europa da 12 anni. Quindi e cosa importa se non vince un Kaiser? Come cosa? Esatto. Ah, perché voi cosa avete vinto? Sì, Gabri, almeno abbiamo fatto le finali. Perché voi in 12 anni che cosa avete vinto? Almeno abbiamo fatto le finali. Però almeno noi che giochiamo, non andiamo al cinema il martedì. Ma noi abbiamo fatto due finali. Ma stai scherzando? Ma che tu fai le finali e poi non vinci, che cosa?
capito, ma almeno ci arrivo. Ma cosa ci arrivi a fare? A fare Cenerentola? Quindi per te è meglio sempre uscire agli ottavi? No, ogni tanto vincetela una. Il calcio, ogni tanto vincetela una, almeno l'Inter l'ha vinta una ultimamente. Il calcio 2.0 è fatto anche di risultati economico-finanziari. Risultati economico-finanziari, almeno me lo devi proprio dire. E sai qual è il problema? Che siamo l'unica squadra, se non l'abbiamo mai vinte le Champions, però eravamo lì e ogni volta che ci qualificavamo andavamo avanti. Erano danari per le casse della Juventus, erano ticket che vendevano, che venivano venduti. Scusami, ma bestie non era l'ultimo blocco, mi sa che abbiamo iniziato proprio. Ma non ho capito, ma stasera dobbiamo fare a cosa ho fatto tu, a cosa non ho fatto io. Vabbè, io riprendo lì. Philips per me è un televisore, oltre che, vabbè, un mediano del City. Quindi sulla strada. Oltre che un mediano del City, ma il problema. Non mi far dire cosa sei. Ve lo dico subito il problema lì qual è. Lo stipendio. Cosa vuol dire? È che bisogna pagargli uno stipendio a Philips. Chi glielo paga? Chi glielo paga? Giuntoli glielo paga. Io conosco Stadium. Io te lo giuro, io veramente. Guarda, io posso accettarlo da De Buoni, ma non da uno del Napoli. Sì, perché noi gli stipendi li paghiamo, Sì, infatti Osimhen se ne vuole andare. No, perché Osimhen avanza qualcosa? Guarda, che quelli che non hanno pagato avanza il rinnovo! Avanza il rinnovo! Non pagano gli stipendi, siete voi! Ma di cosa stiamo parlando qua? No, veramente no! Veramente no, facciamo chiarezza! No, voi nascondavate gli stipendi, cioè per non pagare le tasse. Dai, ragazzi, cioè mi devo mettere qui a scrivere tu. No, non ci devo mettere a scrivere niente, Olivier. Ma il problema non era... Tanto voi patteggiate alla fine. Appunto, il problema in quest'anno non era che non venivano pagati gli stipendi, il problema è che venivano pagati in una maniera diversa. Appunto, rubando e patteggiando. Disse quello che comprò Osimhen in quel modo lì e non andò neanche a processo. Perché non c'è niente di illegale. Io ho iniziato, la mia puntata è già finita. Possiamo, è tutto colpa tua, ma che casino. Ma è caso perché è iniziata la mia. Io questa sera mi ero travestita da donna, speravo di essere solo presenza. L'ho già fatto. E invece mi hai proprio stuzzicato. Era istigare lo studio. Io vorrei fare una cosa. Con calma, voglio ricordare il numero, avrei dovuto ricordare tante cose, che siamo su YouTube, c'è gente che sta già ridendo di noi, giustamente, cosa devono fare. Sì, siamo partiti in quarto. Perché De Boni urla sempre, tipico interista bauscia. Alexandra, dove è che la Juve vince lo scudetto, così vado già in Duomo col bandierone nero-azzurro a festeggiare. Apriamo parlando di Juve, si comincia con la Champions, sono riuscito a parlare di Juve neanche sotto tortura. Io ti prego, veramente non mi sopporto più. Cioè, una sera che abbiamo deciso di partire dalla Juve, e questo si arrabbia perché partiamo... Ma deve capire... Ma poi, a parte che non decidete voi... Quando concordo con l'amico juventino che scrive da casa. Vi spiego una cosa: quando l'Inter e il Milan non giocavano in Europa, è normale che in settimana si parlava di più, per esempio, della Juve che giocava la Champions rispetto alle altre, ma non è cattiveria. È perché se volete avere sempre delle novità su tante volte dipende. Oggi tra l'altro abbiamo un'esclusiva, c'è stato un lavoro dietro di redazione sulla Juventus. No, ma non mi dovrei neanche mettere a giustificare, ma è chiaro che se il Milan perde con l'Udinese e lunedì parliamo del Milan, martedì gioca il Milan col PSG, cosa pensi che parliamo della Juve? Non lo so, chiedo. L'Inter ieri sera ha giocato, il Napoli ieri ha fatto schifo, ne abbiamo parlato. La Juve ne parliamo stasera, parleremo un po' di Napoli, parleremo un po' di Inter, parleremo un po' di Milan. Ma uno, non siete voi che decidete la scaletta. Due, De Boni, comunque è tutta colpa tua, hai creato un casino e c'è la gente che dice mi serve una camomilla da casa. Allora, no, se vuoi ti rispondo su Philips. Volevo farvi vedere prima chi è questo giocatore. Cantella, buonasera comunque. Buonasera. Io penso che per te stasera possa essere una puntata dove vieni messo a dura prova, ma con la tua sapiente... Il giovedì di solito non c'è mai. Non c'è mai, ma stasera... Sono già in difficoltà in partenza. Un po' che lo vedevo. Può andare con la randella su Napoli, secondo me, perché lo vedo che si è incattivito. Ci sei mancato comunque. Grazie. C'è randella su Napoli. C'è mancato un po' di quality. Grazie, no, vabbè, ho capito. Allora, grazie, troppo buona. Gabri, partiamo da questo giocatore. Allora, questo poi chiedo ad Andrea, che lo conosce un po' di più. Questo Andrea lo conosce sicuramente meglio di me. Io sarò sintetico. È il tipico grezzo che piace ad Allegri davanti alla difesa. Del resto, uno che sposta Pirlo per metterci Van Bommel davanti alla difesa, il cagnaccio. Come cagnaccio va bene, solo che il meglio Philips l'ha dato nel Leeds. Al Manchester City non ha praticamente mai giocato, il che significa forse lo scorso anno ha fatto 12 partite in Premier, essendosi alzato il livello. E lui è andato in difficoltà, forse. Poi magari nella mediocrità del nostro campionato e soprattutto nella mediocrità del centrocampo della Juve può alzarlo lui il livello.
Quindi non è un acquisto che io mi sento di bocciare a priori. Ok, invece Andrea chiede un'altra cosa, a prescindere dalle caratteristiche, ti chiedo Andrea, ma tu lo vedresti uno come Allegri inserire un giocatore, cioè l'inserimento di un giocatore alla Philips sarebbe l'oggetto nella mischia da subito o graduale, allora a quel punto lì? Lui potesse ne inserirebbe 42 di giocatori così. Però aspetta un attimo. No, secondo me è proprio quello il punto. Lui uno con quelle caratteristiche lo caccia subito in campo. Il problema, secondo me, non è quello. Cioè, il giocatore, poi, per le caratteristiche che ha, io credo che il problema suo è che stia giocando pochissimo al Manchester City, perché non ha nessun senso che sia al Manchester City. Esattamente. Bravo. Cioè, non ha proprio le caratteristiche che. Cioè, non quella... è quello il suo no, ma non. Cioè, Guardiola credo che non ha neanche i difensori che sono così rispetto a lui. Cioè, lui ha veramente delle caratteristiche molto di frangiflutti, di un giocatore molto che fa legna. Cioè, fra un po' ci sono centrali del City che sono più tecnici. No, non è che sto. Disprezzando il giocatore, sto facendo un discorso di caratteristiche. Il problema è che non riesco a capire, mi sbaglierò io, che senso ha. Cioè, la Juve, secondo me, in mezzo al campo, la cosa di cui ha principale qualità. Bisogno è alzare il tasso qualitativo della rosa. In questo momento tu così andresti ad aumentare il tasso. Andrei. Sicuramente è un giocatore di corsa, ecco, quello sì. E magari la Juve in mezzo al campo un po' di corsa gli serve. Se vogliamo parlare di qualità, secondo me non è il suo, cioè lui fa altro. Ma anche nell'Inghilterra, se voi vi ricordate, perché in realtà all'Europeo era titolare. All'Europeo era titolare fisso, però se voi vi ricordate bene, era un giocatore lo vedevi poco durante la partita perché le caratteristiche erano quelle. Cioè, quindi non di governo. Sì, capisco che la Juve lo voglia, perché capisco che Allegri lo voglia, capisco meno quanto la Juve ne abbia bisogno in questo momento. L'unica cosa che però ci tengo a precisare, come vi dicevo, è che non è che il giocatore al City non gioca perché è scarso, il giocatore al City non gioca perché non c'entra con le caratteristiche. Cioè, Guardiola non ha mai giocato con un centrocampista con quelle caratteristiche, perché se voi mi prendete quello che era il riferimento suo al Barcellona, per esempio, che è Busquets. Busquets aveva una qualità molto più alta. Cioè, sono proprio caratteristiche diverse. Però, allora, io non sono neanche così stupito, perché la Juventus negli ultimi anni ci ha abituato a procedere ad minchiam. Quindi, non mi serve quella tipologia di calciatore, vado a prenderlo, ma piuttosto... sta passando questo per strada, lo prendo, o perché costa poco, o perché me lo danno in prestito. No, ma secondo me invece Allegri, quindi operazioni senza senso, rese ancora più senza senso dai diktat di Allegri, che già mi pare che di cavolate ne abbia fatte e fatte fare tantissime alla società. Ne cito una soltanto, Di Maria. Non avevo dubbi che tu non concordassi. Detto ciò, se arriva e mi libera di Locatelli, ma non si libera di mi libera di Locatelli, nel senso che ragazzi, non gioca Locatelli. Se davanti alla difesa devi mettere Philips e lo devi mettere per forza lì, non ci puoi mettere Locatelli. Ma scusami, ragazzi, ma io credo che Philips potrebbe essere il sostituto a Rabiot, che è il ruolo in realtà andrebbe nel caso. Allora, se nel caso, scusa, posso terminare questo discorso o vuoi distruggermi questa sera? No, in realtà ti stavo dicendo un'altra cosa. Però, secondo me, Philips sarebbe l'alternativa a Højbjerg, che abbiamo sentito in tutte queste giornate. Credo, non so, poi... Potrebbero essere due nomi, e secondo me è solo nella modalità, ecco, perché forse si spostano su Philips piuttosto che su Højbjerg. Perché Højbjerg è comunque un giocatore, un jolly per il Tottenham, perché potrebbe perdere a gennaio i due centrocampisti, non so, quelli africani, ora non ricordo bene i nomi. Che andrebbero comunque in Coppa d'Africa. Esatto, Højbjerg andrebbe comunque tenuto, se no lo lasciano perché non sta giocando. Quindi, secondo me, la modalità per la quale poi verrà su Philips. Il problema di Philips, secondo me, è che non va, come diceva Cantella, a sostituire Locatelli, ma secondo me andrebbe a dare rinforzo a Rabiot. E quello che non capisco, però, è che se io prendo il centrocampo della Juventus, a prescindere dalle difficoltà, io penso prima a cambiare gli altri due ruoli e eventualmente solo dopo a sostituire Rabiot. Cioè, dei centrocampo della Juve, cioè delle priorità nell'ultimo anno e mezzo, l'unico che tendo a dire
è Rabiot. Poi è chiaro che certo. Poi sì, che comunque non sta ripetendo la stagione è vero scorso, c'è una cosa da dire, sì, che Rabiot per quello che sta dando guadagna una cifra spropositata, però se io devo guardare la qualità ti dico, beh, ragazzi, prima cambio gli altri. Quindi quello che sto dicendo io è, capisco che Allegri voglia un giocatore così, riesco a capire però poco il perché, cioè l'utilità che ha il giocatore, allora, facciamo così, in Andrea, questo momento. Facciamo così, vado in pubblicità perché sono in tassativo pubblicità. Riparto da Fra Oliviero, così almeno chiediamo anche a lui quello che ne pensa, anche perché non è l'unico nome che gira sul, in orbita Juve. Poi ho un collegamento con Caleca che mi deve commentare la debacle della Roma in Europa League, perché c'è colpa, diciamo, colpa del sistema. Colpa? Del sistema. Ok, ci avviciniamo al il vento del nord dell'Europa. Tra Roma e Lazio, e poi ripartiamo perché abbiamo un'esclusiva a firma di Cantella, la nuova Juve del nuovo allenatore, che non vi diciamo. Pubblicità. Chissà. Me ne vado. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Fastweb presenta Missione Convergenza. Per restare sempre connesso e fare tutto ciò che vuoi. Passa a Fastweb. Scegli la fibra ultraveloce a 22,95€ al mese. Con Fastweb. Tu sei futuro. Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo, te la portiamo subito. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica la app Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. Glovo, tu ordina, ci andiamo noi. Classico. Lungo Parma. Su Star Casino Sport trovi news, gossip, esperienze esclusive. Cerca Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere lo sport. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. M Serramenti, apri una finestra al risparmio. Gli incentivi sono sempre attivi. Cambia le vecchie finestre per dare un taglio alle bollette. Approfitta della promozione 50%. Una porta finestra, tre finestre doppio vetro e tre guarnizioni isolanti. A soli 1.790 euro più IVA. Con finanziamento fino a 120 leggerissime rate. Cambiare le finestre non è mai stato così conveniente. Ti aspettiamo in negozio su mserramenti.it. Con M Serramenti, apri una finestra al risparmio. Rieccoci con Calcissimo. Dai, vi leggo qualche messaggio perché chiaramente abbiamo fatto un po' abbiamo fatto romanzare sui vari social. Siete sempre i soliti. Voi bel pippone, Philips, giunto riprendendolo, non vuole far sfigurare tutti gli altri centrocampisti in rosa. Buonasera, vorrei dire a Oliviero di sottolineare a Cantella e De Buoni che il Napoli e la Fiorentina sono le uniche due squadre senza debiti. Si vede che rosicano tutti per lo scudetto del Napoli. Domenico da Torino. Guarda, Domenico, io ogni notte vado, ogni sera vado a dormire, no, dico, mamma mia, quanti debiti l'Inter. Ci mando un messaggio. Io, guarda, sono preoccupato da questo. È vero. Ma credo che se andate a Porta Palazzo, gli opinionisti, come stasera, ne trovate Achilli. Dove li trovate? Potete fare meglio, Ottavio da Grugliasco. Ottavio da Grugliasco, il dramma è che lo pensi e continui a guardare. Cioè, una cosa strana, se ci ha pensi. Ha fatto bene anche a dirlo, che fate schifo. Esattamente, anche noi potremmo tranquillamente andare... No, si può dire discarica? Sì. E trovare dei telespettatori. No! No!
Ma come ti permetti? Un altro motivo, ma come ti permetti, Cantello? Allora, avete detto che si poteva dire, io ho chiesto. Però non avete capito niente. Cioè, ma... Lui l'ha dato, perfetto, io non mi permetterei mai. Ma perché lui va sulla scia, quando c'è con Lovati, lui poi va sulla scia di Lovati per tutta la settimana e fa un drift e poi non ci capisce più niente. Allora, alla Juve serve Samardzic, Philips altro colpo alla Zaccaria, alla Continassa non cambia mai nulla, Bruno Juventino. Ci ho ripensato, forse meglio se non parlate di Juve, perché dite una cosa e 5 secondi dopo vi contraddite. Non avete né testa né piedi, né coerenza, non è nei vostri presi. Ma chi è? Vabbè. Ma è sempre quello che dice che non parlavamo di Juve. Io della Juve parlo sempre male, perciò è vero. Sono coerente proprio al 100%. Questo è vero comunque. Cioè, della Juve io parlo sempre male. Poi c'è chi ci dice se dietro il mercato della Juve ci sia Allegri. Quello lì, magari, attenzione a dove lasci il telecomando, se ti ci siedi poi. No, ma basta però. Va bene, dai, vi leggo qualche messaggio su YouTube. Alcuni YouTube dicono che Allegri deve rimanere 10 anni e sono della Juve. Tutto questo è agghiacciante. Se devi sostituire Fagioli e Pogba, gli unici due giocatori tecnici a centrocampo, devi prendere uno tra tipo De Paul. Come lasciate stare Caleca che domani deve finire i compiti di geografia? Ma Marco, perché? Ma poi perché è proprio di geografia? Perché vogliono bene a Caleca. Ragazzi, guardate che Caleca, io ve lo dico. Cioè, io adesso. Dove gioca sto Philips? Chiedete a Oliviero come si fa a pareggiare con la Longobarda. Rubellion. Ah, perché il tifoso del Napoli ha detto a Bonucci. Bellissimo quello, proprio. Bellissimo, e lui ha anche riso. Sì, quello. Ha riso. Scusa, cosa sta vincendo, Andrea? Non me lo ricordo più, non era importante. Ah no, Caleca. Dai, ciao Andre! Ciao buonasera. Andre, io Andre, te lo dico, io ti sono ciao vicino. Ciao ragazzi, buonasera, la Roma per Caleca, stasera, Caleca, io ti sono vicino. Ma te lo dico proprio chiaramente. Ma perché sei vicino? Ti spiego, perché io me lo ricordo. Noi, c'è stato un periodo, guarda, io mi ricordo questa cosa, e che noi ad un certo punto quest'estate, perché non so se lo sai, ma è due anni che questo programma non si ferma mai, non so se lo sapevi. Vero. Che cosa prendi in giro? Infatti, ti sono preso in giro. Ma quest'estate stiamo facendo un monito a chi di dovere. No. Magari l'anno prossimo, no, te lo dico di già. Se ci vuoi fermare una settimana e mezzo. No, te lo dico di già che andremo al terzo anno consecutivo. Sì, però stavolta chi è che ci fa? Noi sempre. Ma adesso ti dico questa cosa. C'è stato un momento in cui noi eravamo nello studio di fianco, perché qua stavano facendo i lavori di ristrutturazione di questo studio. E c'era un Caleca, raggiante, aveva un sorriso, la Roma stava comprando, la Roma aveva preso Aguar, Renato Sanchez, si parlava di Lukaku che poi è arrivato dopo, ma si è parlato Mourinho, tra l'altro lui è stato uno dei primi a dire guardate che Lukaku può arrivare, e anche noi all'inizio dicevamo ma come, ma qua non sembra, invece lui è stato bravo su questo, ragazzi in 2 mesi gli è crollato il mondo addosso. Cioè Caleca, ma tu mi spieghi che cosa sta succedendo? Allora, Siamo alle solite con Mourinho ogni anno, sembra dove essere quello della svolta, ma la svolta non arriva mai, è sempre una squadra altalenante, spenta tecnicamente, psicologicamente, che ricasca sempre in debacle clamorose come quella di stasera, ma anche le 4 sconfitte in campionato, la partita non giocata a Milano contro l'Inter, i 91 minuti contro il Lecce sono l'immagine di una Roma raccapricciante e di un Mourinho che non è abbastanza per questa squadra e per le risorse che abbiamo, e quindi ora c'è il derby domenica, un appuntamento importantissimo, uno snodo cruciale per la stagione, e diciamo che la Roma non è che arrivi al meglio a questo appuntamento. Sì, guarda Andre, io ti dico, su stasera onestamente è forse una delle poche partite dove in un certo senso giustifico un po' la Roma, nel senso che il derby a Roma è molto importante, arriva domenica, io credo che... Qual è il tuo messaggio? No, non l'ho ancora letto. De Boni, se sei vicino a Caleca, passagli i compiti di grammatica. Ma perché? E va! Soprattutto... Marco, la smetti! Soprattutto... No, però ci sono tanti che stanno facendo i complimenti, Andrea, a parte gli scherzi. No, ma... Sono io che sto accanto a Piano. No, non è possibile, no, non è possibile. No, ci sono in tanti che stanno scrivendo Andrea facendo i complimenti. Ma soprattutto i compiti di grammatica sbaglierebbe a chiederli a me, perché prenderebbe un'insufficienza, mi sembra evidente. Ma tutte le canzoni interessanti. Ma tra l'altro, ma la domanda è questa: sai che cosa? Io oggi un po' lo giustifico. Io quello che ho trovato veramente ingiustificabile, e te lo dice da uno che tu sai quanto comunque sono riconoscente a Mourinho per quello che ha fatto all'Inter e tutto, è stato veramente l'atteggiamento di Milano. Perché io credo che l'atteggiamento, a prescindere dalle assenze e a prescindere dalla formazione, io raramente negli ultimi anni ho visto squadre presentarsi con quell'atteggiamento. Io credo che non so, quest'anno
ma anche una squadra che probabilmente deve lottare per salvarsi si presenta a Milano quantomeno con l'idea di provare a fare la difendersi. Guarda il Sassuolo, il Bologna, Ma io ti dico anche difendersi, ma cercando poi di mettere in difficoltà. La Roma ha completamente rinunciato alla partita e l'allenatore la prima cosa che ha fatto è stata giustificarsi sulle assenze e sinceramente, guarda, io te lo dico, ma ci sono rimasto male e mi ha sorpreso in negativo perché io veramente per me e comunque attenzione, la Roma aveva tante assenze, ma si presentava con la coppia Non è giustificabile quella prestazione, uno dei punti più bassi della storia Mourinho-Roma, ragazzi. Cioè, una squadra che entra in campo per non giocare, ma come hai detto tu, non ha neanche tentato di costruire una mezza azione. E comunque, per quanto aveva infortuni, gli interpreti c'erano. Cioè, non possiamo trovare queste giustificazioni. Comunque, la Roma si presentava a Milano con Lukaku e con tutti i giocatori almeno all'altezza per costruire un'azione, rebati ragazzi, cioè il Sassuolo e il Bologna hanno fatto i risultati a San Siro, non squadre brillanti, l'Inter è superiore, ma la Roma ha le risorse per costruire un'azione in 90 minuti a San Siro, cioè è il minimo. Vero anche che secondo me dall'inizio del campionato la Roma ha avuto una variabile che molte volte nel calcio è la fortuna. E quindi molte volte la squadra, pur avendo il potenziale, che però a mio parere Mourinho, essendo alla fine della sua parabola, perché quando è stato preso Mourinho, che ha fatto questo grande clamore a Roma, per il nome che comunque rappresenta nel mondo del calcio, però è comunque, scusate ho perso il microfono, è comunque un allenatore che è nella parabola finale della sua vita. E secondo me poi il suo atteggiamento in questi ultimi periodo, che ha creato la parabola finale della sua vita, della sua carriera. Da sua carriera, Però questo ho fatto un regalo al mister Mourinho perché dicendo che tu specificavi carriera calcistica, cioè quello anche sto dicendo. La vita, gli ho sortito la vita. Carriera calcistica. Però comunque secondo me la Roma dall'inizio del campionato che abbia fatto queste grandi partite, cioè è stata molto fortunata. Sì. Episodi calcistici a suo Guarda che la Roma ha una posizione di classifica che abbiamo nell'ultimo periodo. Infatti non penso che abbiamo mai detto che la Roma ha giocato bene. Anzi, il fatto è che, come appunto dicevi tu, Mourinho continua con questi piagnistei, continua con queste giustificazioni e come alcuni, come Andrea, fino a poco tempo fa, avevano con onore, tentavano di difenderlo, ormai siamo arrivati all'indifendibile, ragazzi, questa è la verità. Dybala è un giocatore che comunque già la Juventus stava comunque avendo delle prestazioni negative e non so quanto sarebbe rimasto con la Juventus. Con i giocatori che adesso la Juventus, Dybala... Loro emergono solo perché... No, Andrea, guarda, io sono d'accordo con... Allora, tu dici che Andrea lo ha difeso, non è che lo ha difeso. No, ma io... Però lui tante volte diceva che quel modo di giocare che aveva era... Ma non è questo, cioè ragazzi, il problema è che si sta facendo, secondo me, una confusione in generale. Il Mourinho che allena l'Inter il Mourinho che dall'Inter passa al Real Madrid, per non parlare di Inter, comunque non è il Mourinho attuale. Noi abbiamo esonerato tu stai parlando di un Inter che aveva due squadre l'Inter non esiste più, l'Inter di sto dicendo Mourinho di quei tempi era Mourinho che aveva una squadra in campo che è due volte superiore alla sua. Allora puoi fare anche su Allegri il ragionamento su Allegri prima e poi. Però Andrea, la domanda è secca. Tu in questo momento, se il derby va male, lo cacci Mourinho? Arriviamo al dubbio. Adesso no, anche perché la Roma ha già sondato il terreno Antonio Conte e Conte ha detto chiaramente alla Roma che prima di giugno non prenderà nessuna squadra e nessuna decisione. Quindi non penso che la Roma in questo momento lo esonerà. E io non lo esonererei perché non penso sia la scelta giusta in questo momento, considerando anche che comunque Dybala l'ha anche detto in una recentissima intervista, lui sta a Roma solamente perché c'è Mourinho. Tanti giocatori sono arrivati, ma sono solo io che non vedo così una disfatta a Roma. Infatti volevo fare della classifica, secondo me è un po' la disfatta. Andrea, il Bologna ha un punto in più, l'Atalanta due punti in più. Ok, no,
Andrea, che la Roma però non è costruita per andare a vincere lo scudetto, questo è Ho poco, capito, ma però, sicuro. ragazzi. Ma la Roma è costruita per vincere contro il Verona, per vincere Ma contro la quello, ma Salernitana, quello per non arrivare al sicuro, 91esimo a vincere quello contro il Lecce in sicuro, però campionato, per sei. fare un'azione a San Siro. Ok, La ma Roma sei è partito costruita per malissimo quest'anno. Quest'anno sei partito malissimo, piano piano ha recuperato ed è lì a un punto dalla zona Europa. Ok? È primo ancora nel girone di Europa È League, secondo. pur facendo, sì, a pari punti. Ho capito, però adesso non Va dipende bene, più da te. tanto Ma pari passare le punti prime no, due, non perché uno va a fare, vale non è proprio due partite. Sì, così. ok, vabbè, però è lì, se la sta giocando, non è che è Ho capito, fuori. ragazzi, ma è un girone che è imbarazzante. Ok, va Hai bene, perso così. 4-1 con il Genova, Va 4-1 bene, con il sì, Genova, 4-1. una lezione di Però, calcio. Andre, ho capito, però, Dito lo scusami, meritavi, hai hai giocato giocato male. però Oliviero ti sta dicendo una Ma non cosa. ha Lui proprio ti dice: io non giocato. lo caccerei. Però tu dici, No, ho ma perso no, col ma Genoa. per finire, No, per finire, se hai Lukaku e ma hai non lo caccerai Dybala perché e hai questo questi non è il giocatori, momento, lo dovevi devi cacciare il ringraziare 21 giugno, Mourinho. lo dovevi Sì, cacciare però con tu, un'ora. scusami, Andre, fermati un attimo. Perché Oliviero fa tutta una serie di riflessioni anche legate al mercato. Ti dice: lui ti ha portato un certo tipo di giocatori, io lo terrei. Perché sennò a Roma questi non ci vengono. Bravo, però dall'altra parte, Andre, tu mi dici: io non lo caccerei, però ho perso col Genoa 4-1, però a Milano ho fatto una figura di palta, però ho perso con lo Slavia Praga. Se perdo il derby male, allora a quel Il punto devi problema è che cacciarlo. la Roma Raga, però a quel punto devi Ma cacciarlo. non è il Ma chi momento, in una la società come la prende? Roma, non puoi permetterti, secondo me, devi anche trovare il momento giusto per cacciare un allenatore. Ormai Ma chi sei prende nel poi? progetto Mourinho, ricordiamoci che anche Pinto, il direttore tecnico, è all'ultima stagione, quindi ormai la Roma ha scelto questo progetto e penso che lo porterà e penso che lo debba portare fino al 30 giugno. Andrea, però c'è il rischio che se Questo. si tiene sulla panchina Mister Mourinho, cioè il gap con le altre squadre diventa sempre più grande, cioè a fine Sì, lo campionato. so, ma secondo me, io poi non vedo comunque attualmente un allenatore, ripeto, Conte ad oggi non verrà mai alla Roma in questo momento storico, non vedo un allenatore capace di prendere una squadra psicologicamente proiettata ad un esonero di Mourinho in questo momento come la Roma. Questa è la situazione. Comunque, quando parliamo di Mourinho che attrae giocatori a Roma, è vero, ma poi fino a un certo punto, perché è vero che attrae questi giocatori, però poi i giocatori devono funzionare in campo, perché la Roma anni è riuscita comunque ad andare avanti anche con giocatori mediocri, con giocatori non altisonanti come quelli presi da Mourinho, però arrivava terza, arrivava seconda, faceva gli ottavi di Champions League con Di Francesco, con Spalletti, e Di Francesco lo abbiamo esonerato Beh, per vedete, essere questo è riuscito stato in agli ottavi semifinale, ha di fatto. Champions. Qui in 3 anni non siamo arrivati in Champions con Mourinho. Andrea, ti devo ringraziare. Cosa ti auguri? Cosa ti auguri che vinca la Roma? Chiaramente nel Dai. derby. È tosta? Naturalmente, certo, ci auguriamo che vinca, però è dura, è dura, è dura. Teniamo i denti stretti. Ciao ragazzi, un Grazie Andrea abbraccio. Ciao, Cagliata, buonanotte. gentilissimo. E allora, come potete leggere, tra poco, Hai per già la felicità svelato. Hai già della scuola svelato. Santi, Allegri, secondo Cantella, se ne va, o forse è una speranza, o forse ci sono tante persone che stanno mavorando alle spalle. La Juve vorrebbe Conte e ecco il nuovo 11 della Juve. A tra poco. Che eresia. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Il futuro, quello che ti fa svegliare al mattino e ti tiene compagnia fino a sera, è quello che ti rende diverso dagli altri e uguale solo a te stesso. Il futuro lo fai scelta per scelta, a cominciare da chi avere accanto per arrivarci. Tu sei futuro. Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo, te la portiamo subito. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica la app Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. Glovo, tu ordina, ci andiamo noi. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più mutui casa.
Se vuoi, puoi provarci. Ma sappiamo tutti che sarà un epic fail. Take it easy e vai di Saike Bon. I gustosi noodles orientali per meno sbattimenti e più sbacchettamenti. Saike Bon. Rieccoci con Calcissimo. Qualche messaggio stasera un po' tarderà, che nemmeno alla serata della consegna del Nobel per la brace, Paolo. Della brace. Domenica all'Olimpico si prevede un'inondazione tra i pianti di Mourinho e Sarri, bisogna prendere i gommoni per andare allo stadio. Calega con Mourinho, hai visto più finali in due anni che in tutta la tua vita? Questo è vero. Oliviero, settimana scorsa aveva detto che Osimhen sarebbe arrivato venerdì scorso dicendo a Dramis che non era informato. È arrivato nel mio pacco di Amazon, che lo sto ancora aspettando. È arrivato e si sta allenando con noi. È arrivato con una settimana di ritardo. Rispetto non a quello. Gli è stata data una settimana in più, non è una settimana di ritardo. No, rispetto a quello che non diciamo, no, non diciamo è settimana di ritardo rispetto a quello che avevi detto tu, che no, lui doveva arrivare. Ma tu arrivava il giorno dopo, e quello è arrivato una settimana dopo. Il giorno dopo. Io ho detto una settimana dopo. Sì, lo ricordo benissimo. Sì, sì. No, ti ho detto. Sì. No, doveva arrivare. Ma sì, il Napoli gli ha concesso una settimana in più. Sì. La notizia del venerdì mattina. Meno male, dai, stando sul giornale. Dai, lotta con noi. È arrivato, sì. Dovrebbe essere pronto. La verità che il Napoli... Tanto poi dopo va via ancora, va a farsi la coppa. Tanto la realtà... Si rifà male. Ma ragazzi, ma numeri alla mano, il Napoli non ha sofferto l'infortunio di Osimhen. No. Numeri alla mano, ma anche l'anno scorso, anche allora, 2 anni fa. Tanto lui ogni anno ha 15 partite. Sì, però Olli, quello che io penso no, è che il Napoli non ha sofferto, non me ne frega niente di Osimhen in questo momento, perché dobbiamo parlarne dopo del Napoli. Se no andiamo adesso sempre fuori scaletta. Parlare della Juve. Bravo, Conte, c'è scritto lì. Senti che bel messaggio. Conte, se avesse le palle, andrebbe alla Roma, invece come un coniglietto andrà alla Juve per paura di fallire come al Tottenham. Alexandra, non è eresia se difendi Allegri, è eresia, abbi pazienza. Conte, mi sa che preferisce la Juve alla Roma. Grazie. E alla Roma ci vedo più Thiago Motta. Giampaolo è disponibile per sostituire Mourinho, Garcia. Fabio, salutiamo Caleca. E non tenete Caleca troppo, che domani se no fa sega la prima ora. Fa buca. Va bene. Allora, Oliviero, dai, la voglio commentare con lui, perché lui lo so che è un grande stimatore della Juve. Scusami un attimo, io ti voglio bene. Sì. Ma la notizia di Cantella, non fai partire Cantella? No. Dovrà spiegarla lui. Ma Cantella sta lavorando per come comunque per Cantella per l'Anas. Sei stupendo, guardi questa parte, Cantelli, questo angolo scrutandoci e ridendoci. Allora lui è per i fatti suoi. Allora Cantella, se no mi fa la testa così, mi fa la parto io. Spiegacela. Ma io cosa vederlo, ci spieghi, tra l'altro? Allora, io però voglio vederla. Dov'è? Mo te la fa vedere. Però anche tu, l'hype, sai cos'è? Ecco. Aspetta. Allora, ragazzi, l'attacco è tranciato. Non devo ragazzi, le bandi. È una simulazione di quella che potrebbe essere eventualmente una Juve di nuovo guidata da Antonio Conte. Beh, vedo che non c'è Vlahovic, Gabri. Sì, e non è una bella notizia ed è una fantastica notizia. È meno fantastica, esattamente, è meno fantastica. Cioè, fai tornare per la terza volta di Morata. Ma fatti tornare Cantella però ragazzi, vi ricordo una cosa. Morata arrivò alla Juve perché è voluto da Conte. Sì. Che poi te lo sì, sappiamo sì, tutti sì. L'anno in cui arrivano Morata. Però Morata aveva cominciato ad allenarsi con Conte, che lo aveva fortissimamente voluto alla Juve. Sì. E infatti lo volle poi al Cantella, Chelsea. Cantella, se non il discorso male. È molto sì. Che ci siano, perché poi bisogna spiegare le cose. No, la Juve che lui infatti, fa, scusami Andrea per chiudere, infatti, Gabriele toglie Vlahovic e inserisce Morata, allora, inserisce non lui, la verità Berardi, è che Samardzic è, e la verità Phillips. È che è evidente che ci siano una per... due, tre, quattro squadre che l'anno prossimo, nella prossima stagione, cambieranno l'allenatore. Vorrebbero avere Antonio Conte sulla panchina. Ed è pur vero lui, però, Andre, che lui ha manifestato una grande apertura nei confronti della Juve, adesso che non c'è più Andrea Agnelli, perché ma lui sapevamo, però, Gabriele, era quello il ricordati problema. Ricordati bene una cosa. Lui, soprattutto adesso, dove ha spiegato chiaramente che non tornerà ad allenare durante la stagione. Cioè, ma qua si parla di fine però stagione. Attenzione, perché lui, siccome su queste cose ci sa fare, su queste sì,
non ha chiuso a nessuno la porta. Certo. Non l'ha chiusa De Laurentiis. Ma non l'ha chiusa la Roma. Non ha detto sì a nessuno. Ma neanche la Juve. Certo. Beh, ma la Juve in questo momento non può. Oh. Non può. Allora io voglio arrivare. La Juve fa bene. Cioè, tu, giustamente. Sei sicuro che Allegri va via? No! No! Aspetta. Appunto. Però ti sto facendo un ragionamento. No, ma Andrea sta facendo un ragionamento. Cioè, lo sto facendo proprio in funzione di quello. Cioè, io sto dicendo un'altra cosa. Se ne va, magari dice, ok, vado. Però se qua dice, mi devo aprire tutte le porte. La Juve, che ci sia un lavoro dietro di Cantella, dove la Juve sarebbe più che contenta che Conte tornasse. Ci mancherebbe. Che ci potrebbe essere, diciamo, una linea di massima su come migliorare e cambiare la rosa. Credo che questo... Gabriele l'abbia fatto molto correttamente, ma io credo che come la Juve ci siano almeno altre due squadre pronte, e forse nemmeno solo in Italia, e te lo dico, secondo me proprio, anche il Milan secondo me, bravo, anche il Milan, ma secondo me, mi sbaglierò, ricordatevi che lui è uno che ama le sfide, le ama, sì. C'è stato già un momento in cui Conte si avvicinò alla Roma, e fu prima di arrivare all'Inter. Andrea, questo è vero, però io ho saputo una cosa, e questa è una cosa che io ho saputo da una persona vicina all'entourage di Antonio Conte, non dell'entourage di Antonio Conte, ma molto vicino all'entourage di Antonio Conte. Siccome è un amante, come giustamente ricordavi tu, delle sfide, pensa che sfida sarebbe... Questo è stato il suo pensiero. Tornare alla Juve e vincere. Anche vincere nel dopo momento in cui ha manifestato questa apertura nei confronti credo della Juve, sia... che sfida sarebbe tornare però... alla Juve e riportarla alla vittoria dopo che era stato lui a terminarne il ciclo che lui stesso aveva avviato. No. E no, lui parla della vittoria dell'Inter, del campionato dell'Inter. In questo lui dice senso. Lui ha terminato allora, il campionato. Allora, io ti devo dire la verità. Cioè, io ho cominciato il ciclo, io l'ho finito, e io lo ricomincio. Però perfetto. Io penso questo, possa essere sicuramente una sfida, non me ne volere, la troverei una sfida molto fittizia e molto di comodo. Cioè io credo che la vera sfida di Antonio Conte, se è un amante delle sfide, cioè se tu prendi la panchina della Roma, ragazzi, se tu vai a Roma e vinci a Roma, cioè dopo che è passato Mourinho, dopo che... Cioè, Andre, insomma, domanda, ragazzi, cioè, domanda, se invece vincere, tu vai a Napoli... Roma, come risonanza... Se tu vai a Napoli avrai sempre... Il confronto con Spalletti. Perché è comunque fresco, all'Inter ci sei appena stato, io credo che alla Juve sarebbe... Al Milan anche, sono d'accordo. Sarebbe una sfida. Certo. Alla Juve, secondo me, sarebbe un ritorno, per come la vedo io, un po' di comodo. Però è una variabile impazzita Conte del mercato delle panchine, questo è sicuro. Ma io credo, infatti, io volevo arrivare a quello. Cioè, Gabriele fa un lavoro sulla Juventus che è corretto, ma io infatti sto dicendo, guarda, non ho dubbi che quello che ci stai raccontando sia giusto. È che sono convinto che ci siano almeno altre tre squadre in Italia che stanno pensando ad Antonio Conte per l'anno prossimo. Ma io ti dico che... Però secondo me... Sarà l'oggetto del desiderio. Ma io ti dico che ce ne sono almeno altrettante in Europa. Che chi? Secondo me, io non sono così convinto. Secondo me, innanzitutto l'Atletico Madrid. No, voi siete sicuri che anche Simeone ha rinnovato? Ragazzi, quando sennò gli allenatori... No, beh, c'è una panchina, ragazzi, che dovrebbe andare Xavi Alonso, che è quella del Real. Perché il designato Xavi Alonso, però sai quello che Conte posso non ce lo vedo a Real Madrid, ragazzi. No, non ce lo vedo neanche io, non ve la cioè, non ce lo vedo proprio. Cioè, io penso che Klopp a Liverpool, cioè in Inghilterra, ecco, lo United. Perché, ragazzi, lo United della panchina che scotta sicuramente. Ricordatevi una cosa su Simeone, io non ho detto Simeone a caso. Lui ha sì rinnovato, ma noi non sappiamo come finirà questa stagione. E le ultime stagioni di Simeone all'Atletico Madrid, secondo me, sono state... al di sotto delle aspettative. Sì, però la squadra non è all'altezza delle prime due. Ragazzi. Vero. Cioè, ma sono state al di sotto delle aspettative perché? Perché io credo che Simeone abbia dato dei segnali di cedimento, anche perché è 15 anni che sta su quella panchina quasi. Eppure ha rinnovato. E io penso che Simeone potrebbe anche gradire un'esperienza diversa. Conte di là e Simeone di qua. E vengo al punto. Se Inzaghi non dovesse vincere lo scudetto, credo che sia il primo Andrea a dire che sarebbe
molto probabilmente mandato via. Non so, dipende come, però sicuramente sarebbe un allenatore che ha fatto molto bene in alcuni casi, però mancherebbe... Esatto, della legittimazione mancherebbe quello scudetto, no? Che... esatto, sì, quindi siccome il nome di Simeone gira da anni attorno all'Inter, voi immaginate però... questo scenario, Conte alla Juve, Simeone all'Inter e magari al Milan. Sì. E magari al Milan. Chi? Ibra? Ragazzi, no, dai. Ragazzi, ma fare l'allenatore non è così. Io non lo volevo dire. Fino a naturale, lo sono tenuto all'interno del taschino. No, Gabri. Ma noi siamo così sicuri che Ibrahimovic non stia tornando per poi prendere le redini da Pioli? Non credo. Cioè, all'inizio per affiancarlo e poi per segarlo. No, io non lo so, questo non lo so. Allora, io sono molto dubbioso. Andrea, facciamo così, non sono neanche ipotesi, sono azzardi e provocazioni. No, quella su Conte però ha un fondamento, no, perché su Conte, sì, ma io parlavo di Simeone. Allora, facciamo così, perché dopo do parola a Vale che vuole rispondere, no, che lei. No, va bene, è irrilevante il mio commento. Come no? Perché io non credo nella minestra riscaldata. Dopo quello che ho visto con Allegri. Ma cosa è successo con Allegri? Fatemi finire. Allora, Allegri è tornato. Io l'ho detto anche lo scorso anno. La scelta di riprendere mister Allegri con chi l'aveva fatto in passato. Abbiamo visto tutti i disastri che ha combinato. Che bello è stato parlare c'era di Allegri, Cantella, Allegri. C'era anche Cantella quando lo dicevo. Non è stata, secondo me, la scelta migliore da mettere in panchina. Detto questo, però, Allegri ha dimostrato di essere un super professionista, un grande allenatore, ed ha portato avanti la Juve nel migliore dei modi, come nessun altro allenatore sarebbe stato in grado di fare. Però non credo nella minestra riscaldata. Poi, quindi io posso cacciarmelo sì o no? No. Io c'è una cosa che non capisco. Non lo perché capisco. In questo momento è l'unico allenatore in grado di gestire la Juventus sotto determinati punti che non comportano solo il sì, campo. Sì, ma noi abbiamo detto. No, ma aspetta, perché sennò sembra che stiamo dicendo un'altra cosa. Noi abbiamo parlato della compattezza della Juve, che è una squadra quest'anno, eccetera, eccetera. Però non possiamo giustificare che la Juve lui rappresenta la famiglia bianconera, nel senso quando come sapete allora la rappresenterebbe di più in teoria. Sì, ma Conte con il carattere, Conte con il carattere che ha, che non ti sto dicendo che sbaglia, che non è un bel carattere. Il carattere di Conte non so quanto sarebbe stato in grado di tenere botta, come diciamo giù, posso dirlo, no? È l'unico modo che mi viene da esprimere in questo momento. A tutte io ho detto molto di peggio. A tutto quello che è accaduto alla Juventus in questi mesi e in questi anni. Allora, tutte le vicissitudini che ha affrontato la Juventus, squadra, dirigenza e non solo. Vabbè, ma questo è un argomento condivisibile anche da un certo punto di vista, però ce n'è uno che secondo me è ancora più condivisibile. Oliver prima ha detto, a 9 milioni netti a stagione, è questo il punto. Ci mancherebbe, se Maria De Filippi è la più pagata a Mediaset, è perché è la migliore, perché porta più soldi all'azienda. Quindi è pagata perché porta dei risultati. Questo qua è pagato 9 milioni, cioè più di tutti gli altri allenatori di Serie A, per portare che cosa? Quali risultati porta? Beh, comunque, Cantella, lo scorso anno, se non ci fossero stati punti di penalizzazioni, dove stavamo noi? Dove stavamo? Non riesco a farti ragionare. Ma aspettiamo che finisca il campionato, vediamo dove arriviamo. E che cazzo fa? Vediamo dove arriviamo. Cioè, non lo so io. Ma perché? Ha detto, allora lui è il protagonista del format Bestia e quindi lui vorrebbe dare la pubblicità alla sua maniera. Pubblicità. Potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Fastweb presenta Missione Convergenza. Per restare sempre connesso e fare tutto ciò che vuoi. Passa a Fastweb. Scegli la fibra ultraveloce a €22,95 al mese. Con Fastweb. Tu sei futuro. Incredibile parata. Su Star Casino Sport trovi news, gossip, esperienze esclusive. Cerca Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere lo sport.
aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Sei un operatore nel settore bonifiche ambientali? Hai problemi per lo smaltimento dei rifiuti da bonifica? La soluzione ora c'è. Cerca e scarica l'app Mangiamianto di Ora C'è. Richiedi quotazioni e spazi per lo smaltimento in pochi clic. Ora C'è è il punto di riferimento in Italia per amianto e terreni da bonifica. Con l'app Mangiamianto di Ora C'è, lo smaltimento è facile e sicuro. Il futuro ora c'è. Rieccoci Calcissimo, vi leggo qualche messaggio. Il signor Colovati conferma Chantel è il più pagato di Calcissimo perché porta un sacco di pappagalli. È vero, Paolo, Milano è pieno. Lippi quando è tornato alla Juve ha fatto benissimo, lo stesso Allegri, a livello di risultati non è stato disastroso sinora. No. Gioco a parte. Assolutamente. Va bene. No, dopo le parole di Alessandra su Allegri, a quanto il processo di beatificazione di Max, tra poco arriveremo. Certo che voi juventini avete la faccia come un'altra parte anatomica, poco nobile. Perché? Culo. Perché? Prima l'avete mandato via con voi tifosi che gliene avete detto tutti i colori, esatto. E ora sperate che torni Vito da Potenza, penso che si riferisca a Conte. E ti stai sbagliando, perché non l'ha mandato via nessuno, se n'è andato lui e l'ha pure ammesso recentemente, quindi o ti informi o semplicemente eviti di sparare cazzate. No! Ma che cattiveria. Allora, a proposito di formazioni, De Boni, tu che sei un fantacalcista, ci chiedono da casa cosa ne pensi di questa formazione, la facciamo vedere tanto, voglio dire. Sì. Martinez, Posch, Di Lorenzo, Calabria, Gatti, Pulisic, Ciurria, Gagliardini, Scamacca, Raspadori, Zirkzee. C'è un problema, Pulisic non verrà convocato per il Lecce, quindi ti conviene toglierlo, perché già quasi sicuramente non verrà convocato, domani si saprà. Chi gioca il Monza? Il Monza gioca contro il Toro. Ma cosa c'entra il Monza? Non ho capito. No, c'è Ciurria e Gagliardini. Ciurria e Gagliardini. Ma Gagliardini lo leverei a prescindere, ma perché non credo che tu possa. Ma lo leveresti dal calcio? No, ma non, c'è un errore nell'averlo acquistato al fantacalcio. E se magari gliel'hanno regalato? Non potevi prenderlo. E se magari è uno slot che devi metterlo per forza? No, esiste. Piuttosto non fai il fantacalcio. Va bene. La difesa a 4, viste anche le partite buona, che dai. Ci sono, la difesa è interessante. Per la buona. Per il modificatore. Manca Raspadori, sì, che sei un bel attacco. No, beh, l'attacco è buono. Comunque, in attesa di capire che fine farà Blaupip e se ci sarà. Vuoi dire a tutti i tifosi della Juve dove sarà domenica? No, la Juve questo l'ha fatto in attacco, è tornato Mark Lenders, è stato annunciato ufficialmente oggi. È vero, la Juve ha annunciato Mark Lenders, ha annunciato la luce la Juve sul suo sito. Non lo sapevi. Che cosa ha fatto? È tornato Mark Lenders. Ma veramente hanno fatto una gag? Sì. Bella. No, non è una gag, hanno fatto una maglietta che secondo loro io dovrei pagare 79 euro. Con scritto Mark Lenders. Una maglietta che è come quella della Juve con scritto Lenders. Con l'immagine di Mark Lenders, che se voglio vado in una qualunque serigrafia, me la faccio fare a 5 euro. Ma perché sei così arrabbiato stasera? Ma perché sei così arrabbiato stasera? Ma perché loro pensano di poter prendere per il culo. Gabriele, ma perché stai dicendo tutte queste parolacce? Io però ti voglio aggiungere una cosa. E per chiudere il discorso che stavamo facendo su Mark Lenders, no, per esempio, no, arrivo al punto. Milan, Asse, Ibra, Leao e Pioli ringrazia, è tutto l'insieme. Allora, il problema qua, collegandosi a Conte e spostandosi al Milan, sì, il problema è che qua, secondo me, ci sono troppe squadre. Alessandra c'ha freddo, mi dispiace. Comunque, non ha freddo. Però tu non fai parlare mezza volta seriamente. Scusa, cioè, tu hai anche tu, però, il problema. Ma che ogni volta io che lo faccio parlare. E tu adesso ma ti io sei intervenuto. Ma io voglio capire, stava pronto a fare un discorso serio. Lui. Sì, e poi perché, mi, dolce vita, perché mi dovete portare? Mi potete c'è mettere sempre in mezzo. Ma io no, io non c'entro niente. Prego. Ragazzi, no, ascoltiamo. Il problema è che secondo me in questo momento manca tantissimo al termine della stagione. Le squadre sono in piena corsa per i loro vari tutto. Obiettivi e secondo me il rischio è che siccome da qualche parte in qualche dirigenza si comincia già a intravedere la volontà, vedi Napoli, la volontà di cambiare guida tecnica al termine della stagione è una cosa che cioè, forse gli stessi addetti ai lavori dovrebbero un attimino acquietarsi e capire che in questo momento far già capire quali possono essere le tue idee per la prossima stagione non è molto positivo. Cioè, qui il rischio è che si pensi troppo a quello che succederà
e poco a quello che succede. Cioè, e questa cosa qua, secondo me, sta prendendo a turno un po' tutte. Io capisco, cioè, dice, a seconda di che sbaglia due partite, ragazzi, io capisco la frenesia di aver bisogno di far bene, però ragazzi, qui, cioè, la Juve in questo momento è comunque seconda in classifica, sì, gioca bene, gioca male, è seconda. Infatti io... cioè, la Juve è una società, secondo me, che in questo momento dovrebbe essere la prima, ogni volta che escono parole così, a frenare. Il Napoli, secondo me, De Laurentiis avrebbe dovuto evitare le esternazioni che ha fatto su Garcia qualche tempo fa, perché poi Garcia ti fa tre partite, le tre famose partite dove era sulla graticola, dove in realtà fa 7 punti in 3 partite, poi però arriva il primo pareggio con l'Union Berlin e la gente si ricorda quello che aveva detto e quindi siamo sempre punta a capo. Cioè, ragazzi, un bricio. Il discorso vale per il Milan. Io penso che se il Milan va a richiamare Ibrahimovic è perché in questo momento non ha intenzione di esonerare Pioli, no, perché Pioli accetta Ibrahimovic. No, aspetta, però Gabriele, però ti dico una cosa molto chiara. Io penso che un allenatore che arriva al Milan magari l'anno prossimo, faccio un esempio, ci sono quelli che accettano la figura di Ibrahimovic di fianco e quelli che non l'accettano. Vabbè, cioè io rido a pensare che Antonio Conte dica va bene, c'è Ibrahimovic di fianco. Ma... cioè Antonio Conte ti guardi, forse non hai capito. Ma certo. Okay. Ibrahimovic la squadra sono io, sono io che me la gestisco. Okay, perché se no, cioè, non è che ho bisogno del tutto. Infatti è Pioli. Cioè non è che... però Ibra non firma per 6 mesi. Pioli lo devono portare, però, Gabriele, in giro accompagnato. Gabriele, però non firma per 6 mesi. Pioli, cioè Ibra non firma per 6 mesi. Quindi secondo me la sensazione è che il Milan quantomeno nell'idea se va a far firmare Ibra, perché io te lo dico chiaramente, a me la possono girare come vogliono, io la vedo come, siccome Pioli non è in grado, quando ci sono dei momenti di difficoltà, di gestire il gruppo, di gestirlo, sì, non sì, di allenarlo, ho capito. Tattiche, ho capito. Perché appena sono arrivate qualcosa, ha parlato Giroud, ha parlato Calabria, Magnani è andato in conferenza stampa a dire no, Ibra è un leader, ma è un ex leader, non ne abbiamo altri. Non so, rinnovo, devo vedere cosa succede. Siccome alzano la cresta, il Milan dice, Ibra, vieni qua, che quando ci sei tu, questi qui la testa, la cresta non la alzano. Però io lo vedo sempre come un tutor di Pioli. Cioè, gli hanno messo tutor, gli hanno messo quello che lo aiuta in quelle situazioni. Però se tu lo metti è perché hai intenzione di tenerlo. Se no, non lo faresti. Non lo so, io la vedo per esempio... Io la vedo così. La tua ricostruzione ha senso. Io però la vedo all'opposto invece. Tu hai detto, non fai... Ibra non ha firmato per 6 mesi, altrimenti, tu dici, se l'intenzione fosse quella di mandar via Pioli, avrebbe firmato solo per 6 mesi. Cioè, ok... Invece proprio secondo me perché non ha firmato per 6 mesi? Secondo me lui arriva come tutor. Ma lui non ha neanche il patentino, Gabriele. Ho capito, ma neanche Pirlo ce l'aveva. Sì, ma mi sembra... Scusate, doveva andare Baroni in panchina. Scusate, io non voglio... Ray Baroni? Non lo so. Ibrahimovic è sicuramente una persona che io ha tantissime esperienze. Ma voglio sentire Olivier. E tantissimo carisma. Però mi sembra evidente che l'allenatore non è che lo si fa con la bacchetta magica, l'abbiamo visto. Abbiamo avuto il Milan, questa cosa... l'ha pagata con Inzaghi, negli ultimi anni di Berlusconi anche sulla sua pelle. Forse però ti stai scordando, non penso che vadano a fare una cosa forse però ti stai scordando chi sono gli attuali dirigenti del Milan, cioè gente che ragiona con gli algoritmi. Fra mi hai tolto l'algoritmo, potrebbe avergli detto che Ibra deve essere nuovo. Oliviero, cosa dici? Ma io un po' ne avevamo parlato anche giovedì scorso, io per me è una cosa da non fare, perché tu stai delegittimando un allenatore, stai facendo capire che hai sbagliato cacciando via Maldini, perché l'errore principale, secondo me, è quello. Tu mandi via un uomo di calcio, un uomo di Milan, un uomo che ha fatto la storia al Milan, un uomo che ha portato certi giocatori lì al Milan, lo mandi via. Ok, secondo me il primo errore è quello, perché quando si presentava Maldini... sia alle partite, sia agli incontri, si presenta uno che tutti gli fanno il gesto del cappello, cioè, capisci? Cioè, si abbassano perché sanno chi è Maldini. Portare un Ibra significa che tu non hai ancora fiducia al 100% di Pioli, non sai gestire il gruppo, il dirigente non sa fare il dirigente, il presidente non sa fare il presidente, perché queste sono cose interne che si deve vedere la società. Io non vedo
come poi in corsa, perché neanche a inizio campionato. Allora tienilo lì, non lo mandi via, gli dici ok, ti cambiamo il ruolo, invece di fare il giocatore da quest'anno fai il dirigente. Invece no, Ibra è stato chiamato dopo le sconfitte con l'Inter, dopo la sconfitta con Paris Saint-Germain, sì. È venuto lì a Milanello a fare il capo. E secondo me è una cosa che... Io non so neanche quanto a Pioli faccia possa far piacere. Esatto, secondo me, ma non fa piacere, perché un allenatore che si vede delegittimato... Sì, ma capisci, tu penso a che... A Milanello sia... l'abbiamo visto sì, quell'immagine. Sì, ma tu penso che sia d'accordo con Ibra me. Ibra e la squadra alla parte, e Pioli da Pioli, là, stiamo parlando. A allora, Pioli c'è... può non far piacere, ma lo accetta. Altri allenatori non lo accettano e basta. Ah, sì, sì, quello sì. Cioè, capito? Infatti, ma nessun allora, allenatore allora, potrebbe aggiungere la delegittimazione. Se uno avesse un minimo di amor proprio, non dovrebbe accettarlo mai. Di cosa stiamo parlando? Per una volta concordo con Oliviero, quindi sul fatto della delegittimazione dell'allenatore, ma anche di altre figure, perché Ibrahimovic sarà, se dovesse accadere questo, ingombrante per tutti i reparti della dirigenza. Poi mi unisco anche a quello che ha detto Cantella, cioè il tema è che c'è una società che secondo me gestisce il calcio in maniera troppo astratta, cioè il calcio è concretezza, è comunque una serie di fattori. E aggiungo, Maldini e Massara sì, sì. erano personaggi, cioè Maldini in particolar modo, era un uomo di calcio, ma quel calcio che purtroppo noi oggi non rivediamo, non rivedremo sì, più, però io perché non c'era stata ancora, aspetta, mi viene il termine in spagnolo, inversione, cioè l'investimento che è stato fatto negli ultimi anni nel mondo del calcio, che è diventato un business a tutti gli effetti, quindi sono uomini che ancora comprendono quel calcio di una volta. Sì, però Ibrahimovic, figlio, è un top player, senza ombra di dubbio, ma di questi anni. Comunque, e la sua presenza è ingombrante. Vedi Totti, abbiamo parlato della Roma. Vedi Totti alla Roma. Perché si sta, scusate, ma perché si sta facendo questo discorso sulla dirigenza del Milan? Come, guardate che ad oggi, i risultati che ha ottenuto per ora il Milan non sono mica brutti, con la nuova dirigenza. Cioè, il Milan è una squadra che... Ma hai fatto comunque anche un mercato, onestamente, di giocatori che secondo me tutti insieme non è che c'entrano fin troppo, allora, l'abbiamo detto tante volte. Il Milan ha fatto degli alti e bassi, però io sono molto pragmatico. Il Milan sta, in questo momento, poi ha ottime possibilità... Il Milan ha messo in ballo la sua qualificazione ragazzi. Ha ottime possibilità di passare un girone molto complicato di Champions League. È più difficile di tutti. Ottime possibilità, perché se batte il Dortmund è mezzo qualificato. Ma è merito dell'allenatore? Non credo proprio. Penso che sia tanto merito di alcuni giocatori, perché l'allenatore... Ma i giocatori da chi vengono indirizzati? No, te lo dico io, quando li metti a giocare, quando metti Leao a fare il quarto centrocampista di sinistra, lo metti in difficoltà. Se gli fai fare quello che vuole, l'abbiamo visto quello che sa fare. Questo è come la penso io, Poi, credo che in campionato, sì, in questo momento è a 6 punti dalla prima, sì, ma l'Inter deve girare manca... con Napoli con la Juve, ma anche il Milan deve affrontare l'Atalanta. Vabbè, Milan una deve affrontare, l'Inter e la Juve devono affrontare molto di Cantella, più. Cantella, scusami, non è proprio vera questa cosa, io te lo dico, non è proprio vera, perché se vai a vedere le prime sette, sono a tutte mancano 2-3 partite. Ma voi siete è stato qualcuno che ha detto qua... Ma infatti non sono d'accordo qualcuno su questa cosa. Qualcuno che ha detto la Juve deve affrontarle ancora tutte, ad esempio, cioè, ma l'Inter deve affrontarle tutte. Due devono affrontare, a girare tra di loro. No, te lo dico subito, delle prime della classe l'Inter deve affrontare Juve, Napoli e Lazio, tra l'altro nel girone d'andata tutte e tre in trasferta, ma nel girone di ritorno tutte e tre in casa. Il Milan deve affrontare, delle prime parlo, Atalanta e Fiorentina. Quindi voglio dire, non è proprio identico il grado di difficoltà, ma dipende anche se giochi in casa o fuori. Pubblicità. Comunque, pubblicità. Dobbiamo dare la pubblicità, non è stata chiamata la regia. Era bello come discorso, pubblicità. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Fastweb presenta Missione Convergenza. Per restare sempre connesso e fare tutto ciò che vuoi. Passa a Fastweb. Scegli la fibra ultraveloce a €22,95 al mese. Con Fastweb. Tu sei futuro. Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo, te la portiamo subito. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica la app Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. Glovo, tu ordina, ci andiamo noi.
aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. L'inverno sta arrivando. Il servizio di tutela sta finendo. Ma c'è chi dorme già sonni tranquilli. Con A5. Luce, gas e servizi del tuo territorio. Tutta la nostra energia per la serenità tua e della tua casa. Scopri di più nello spazio A5 più vicino a te o su A5.it. Dormi sonni tranquilli. A5 è con te. A5, energia che unisce. Dell'ambito lavorativo e ci siamo visti al non ci siamo visti al Marrakech, ma è come se ci fossimo visti e forse è meglio che non ci siamo visti. Io voglio è un po' un giro strano. Io voglio solo ricordare che al Marrakech a un certo punto lo chiamo e dico: dove sei? No, sono in fondo perché sto finendo di vedere la Juve per fare le pagelle. Cioè, lui stava lavorando al Marrageddon. Sì. Ed è una quella scena sera, apocalittica. Quella sera era Sassuolo-Juve. Sassuolo-Juve. Tra l'altro, vi racconto questa scena, Oliviero. Mentre suona Salmo, male. C'è Gatti che fa il retropassaggio. Mi arriva una notifica, dico: no, c'è qualcosa che non va. Ho visto la palla che entrava, uno dietro di me, io non vi dico cosa mi ha detto, mi fa: ci dobbiamo vergognare, facciamo schifo, devono cacciarlo. È quello che dirò nel video che faccio tra poco, gli ho detto. Tranquillo, non è successo quello, ma la Colasanti lo difende ancora! Purtroppo. Certo, fino alla fine. Fra, dai, basta, asse, Ibra, Leao, senti, ti vuoi fare una domanda sul Napoli, a parte che scherzi. Cos'è? È diventata Telemimo? In che senso Telemimo? Perché sbracciamo, mi sa. Ah, sì, quello sei tu spesso. Ciao, Pino. Cosa vuoi sapere? Il nuovo allenatore? Secondo me una nuova sorpresa, annuncio di Ibra, Pioli si dimette. Sì, lasciamo Oliviero, perdere Oliviero, la Pravda del Napoli. Il problema è che si può dire... Se ne va? Però ieri quel pareggio lì, per come arrivano... Cioè, ragazzi... No, non esiste. Cioè, prendere un gol quando noi stiamo battendo Cazzurano... Esatto. Anche perché eri già qualificato. La qualificazione è ancora lì, è a portata di mano. Il Napoli può ancora perdere anche con Real Madrid. Sì, però tu lo sai che... E poi non deve perdere. Però sei d'accordo con me, perché arriviamo al punto subito, sei d'accordo con me che per come è andato il girone e per come è andata la partita di ieri, se io poi mi ritrovo all'ultima giornata a giocarmi in casa, in gara secca, in a me gira le balle. Sì, sì, cioè, nel senso, perché se io solo mi ritrovo a rischiare, cioè, a prescindere che poi lo passi perché sei più forte sarebbe del Braga. Meraviglioso, però noi ce la giochiamo e voi invece neanche. Ma la perché guardate. Ti arrabbi, Oliviero? Ieri apro Facebook, ok, e dopo l'1-1 leggo di tutto. Contro il Napoli, mentre io sono contento. Ma perdonami, scusa, io apro il tuo social e vedo che insulti sempre la Juve, no, e quello non puoi insultare il Napoli, perdona. Cos'è? Non esiste la legittimità. Io non l'ho insultato, io ho semplicemente constatato che è diverso. Allora. Ma però tu ieri guardavi i film sì, TV. Ma perché tu puoi insultare quelli da Juve e lui non puoi insultare quelli da Juve? Ma la Juve non gioca. Sì. Noi stiamo facendo figure di già. Siamo secondi. Ha ragione. Ci stiamo giocando alla qualificazione. Ma avete messo in casa con una squadra reduce da 12 sconfitte consecutive. Una squadra che gioca la Champions e voi no. Punto. Ma cosa c'è niente da aggiungere? Ma cosa c'è niente da aggiungere? Berlino gioca la Champions, voi no!
Ma cosa c'entra? Finito, una squadra che anche Bonucci stesso ha detto 12 sconfitte consecutive, non l'ho mai vista. Finita qua, quando non la giocare, questo è però questa non è l'argomentazione di ieri. Ma non ha argomenti. Finito. Non ha argomenti. Voi non giocate niente. Non hai argomenti. Neanche la Coppa Italia. Quanti punti siamo avanti? Dai, quanti siete avanti? Giocate solo avanti. No, 5 punti siete avanti. 5 punti. Allora, come voi dovevate aver già rivinto lo scudetto. Noi non dobbiamo rivincere niente. Noi dobbiamo arrivare nelle prime 4. E ci siamo. Il presidente deve arrivare in fila di dicembre, non mi fate parlare in casa con lui in Berlino. Ma tu puoi invitarmi giovedì e mi metti in mezzo a due juventini ma in settimana non giocano nemmeno. No, però perdonami, io ti voglio bene, lo so. Sulla sta un attimo. Ma io non posso mai parlare, però non deve insultare la Juventus. No, io non sto insultando niente, voi non giocate. Sto dicendo che per un gioco. Scusate, un attimo, Oliviero, ti voglio bene. Si stai chiamando la neuro. Concedetemi un po' di paura, adesso ho paura. Ti voglio bene, Oliviero. Tu non puoi dire che, cioè, io lo sai che ti voglio bene, vieni qua perché sennò ti voglio bene anche io. Però non mi puoi dire questa cosa che hai appena detto, non mi puoi invitare con questi due ventini che mi insultano e tu hai fatto prima tutta una serie di parole che hai insultato la Juventus. Io da sola vengo qui contro tre. No, sono un anno e mezzo che vengo qui, mi insultano in quattro, lui non può essere insultato da due, ma poi chi insulta? No, stasera vi saluto. Ma fra, ma che stai dicendo? Stasera vi saluto, è l'ultima puntata che mi vedete così. Ma no, ma scusa, ma io ti voglio bene. Ma stiamo discutendo, io ti ho chiesto, ho fatto io la domanda sul Napoli. Stiamo parlando del Napoli. E se mi fate rispondere invece di attaccarmi, io vi rispondo a tutto, perché sul Napoli sono uno di quelli dei pochi che sa quasi tutto. Ok. Vabbè, e allora dico tutto. Io in realtà la mia domanda in realtà era fatta su, secondo te Garcia rischia e siamo arrivati Garcia a parlare rischia, di altro. Se domenica non vince con l'Empoli va a casa. Come questo è casa? Poco ma sicuro, ve lo dico io. Se domenica lui non vince con l'Empoli se ne va. Quindi questa, questa è una notizia importante però. Sì, questa è una notizia importante, c'è già chi con chi ha parlato De Lorenzo che ormai parla con chiunque. Esatto. Okay? I tifosi sono anche contenti del nome che si è stato fatto ultimamente perché qualche gioia ce l'ha data anche lui. Sto parlando di Walter Mazzarri. Questo è uno degli ultimi, perché lui farebbe da traghettatore tranquillamente. Mazzarri? Sto parlando di Mazzarri. Ma tu, ma perché non me la dici prima la notizia che la scrivevo? Ma se me le chiedi io te le dico, se non me le chiedi come faccio a dirtene? Quindi Mazzarri dovesse succedere l'imponderabile. Perché sì, adesso succede l'imponderabile che non vinci con l'Empoli, la sera stessa lo mandano a casa. Ok, beh, già ieri sera, perché De Laurentiis non è incavolato per l'1-1, è incavolato per i punti che servono a UEFA per andare avanti a fare questo benedetto mondiale. Guarda, infatti su questo, fra volevo leggere i soldi, i soldi che non prendi, perché se vinci prendi 3 milioni, se pareggi ne prendi uno. Sono tutte queste cose qua, una partita buttata via, perché non esiste pareggiare con una squadra del genere. Anche se quella squadra, ripeto, fa la Champions League, però ha fatto 0 punti, ieri gli abbiamo fatto fare un punto e non esiste, perché la qualificazione tu la devi chiudere lì, ieri sera tu vinci ed è finita. Comunque, però Napoli, una domanda, chi l'ha scelto Garcia? L'ha scelto lui perché allora, gli altri, ma l'ha scelto lui non conoscendolo nemmeno, gli ha fatto simpatia, è un grande presidente, ma lui è un po' così. Lui è un po' così. Allora, è il grande presidente perché ci prende, la Pravda del Napoli, fai il titolo Pravda del Napoli. No, in realtà è una notizia, è una notizia fortissima, cioè se il Napoli dovesse prendere Mazzarri, questo che sia. Ma il problema, ragazzi, è questo, io ve lo dico proprio chiaramente: se voi mi chiedete qual è la differenza tra il Napoli dell'anno scorso e di quest'anno, al netto ovviamente della logica delle cose, ce n'è una secondo me che caratterizza l'allenatore. Ti parlo della squadra in campo, a prescindere che ovviamente Garcia ha la sua idea e Spalletti ne ha un'altra, quindi è normale che siano differenti le squadre. C'è un problema, il Napoli quest'anno prende gol e ne prende tanti. Secondo cioè, me perché gli manca Kim, cioè aspetta, non è un problema solo del centrale che manca, perché guarda che non è un problema di compattezza della squadra, formazione e segno. Scusami Oliviero, adesso parliamo un secondo nel senso di quello che avevo visto in campo. Mamma mia, stasera come siete aggressivi. No, sto dicendo, non è un'azione prendi gol. Perché se prendi il gol di ieri, è incredibile come lo prendi. Ieri non si può prendere un gol. Ieri c'è un rinvio del difensore dell'Union Berlino. E c'è quelli uno con due contro uno. Tra l'altro due velocisti con la botta che non velocista. Con la botta che è Mario Rui che non ce la fa. Posso fare una domanda a Oliviero? Oliviero, ma secondo te, visto che ne sai tanto di Napoli, Fai finire De Bono. E non dando la precedenza, so che tu, non so. Fai finire prima il discorso. Ma lo conosci Galateo?
Allora, ci sì, so che Galateo, allora... appunto, lo conosco, se sta parlando lui, finiamo di far parlare lui e poi parliamo noi. Ma se Emanuela ribaltato perché dice se parla una femmina devi ascoltare esatto, la femmina. Esatto, meno male. No. Vedi? Allora. No. Allora andiamo no, con te. Allora, no, ti prego. Che la par condicio. Ma io prego. Ma chi la vuole la par condicio? Ma io non la voglio. Ma io capire le cose. Ma non mi interessa la par condicio. Secondo me allora ti sto dicendo che devo dopo lo dici dopo, me lo dici dopo io te dopo. Ma come lo dici fuori ancora? Una cosa intelligente. Ma mi fate questa domanda, la cosa veloce. Tu che conosci il mondo Napoli, non è che i giocatori ieri sera si sono messi d'accordo per cacciare Garcia? Ma non scherziamo, ma non scherziamo a dire queste cose, non scherziamo. Perché non sembrava che giocasse. Andre, termina la domanda, perché è una domanda interessante. No, io stavo dicendo questo, che secondo me il problema è che lui non sta riuscendo a trovare l'equilibrio nella squadra in campo, che sembra una banalità. Tanti allenatori dicono l'equilibrio, però il Napoli ti dà proprio la sensazione che quando zero, sì, cioè il Napoli quando riesce a creare tanto è una squadra che però concede più del dovuto. Quando riesce a concedere poco non riesce a costruire come faceva l'anno scorso con molta facilità. E quindi Verona, lui ieri 3-1 ti ricordi? Esatto, però concede. Verona. Cioè cosa succede? Lui ieri gioca una partita dove oggettivamente ha più occasioni dell'avversario. Però il Napoli l'anno scorso era una squadra che ti dava proprio la sensazione di portare a casa bene le partite. Ieri tu avevi questa sensazione. Ok, Napoli ha avuto più occasioni di loro, però non l'ha chiusa. Sta a vedere, perché lui non riesce a trovare l'equilibrio. E questa cosa la vedi nei numeri. Cioè, i numeri che tu guardi del Napoli, il Napoli nelle ultime partite dove comunque fa bene, il Napoli prende, vince contro... col Verona prende gol, pareggia col Milan, prende due gol, e l'anno scorso non succedeva. Dai, dopo vi leggo qualche messaggio che ce ne sono un bel po'. Il migliore è pensate Mazzarri al Napoli, forse solo la Cinisellese potrebbe allenare adesso. E vi dico che non è un grande spettacolo. Pubblicità, perché dopo Olli chiude sul Napoli e facciamo un pezzettino di bestie. Potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Su Star Casino Sport trovi news, gossip, esperienze esclusive. Cerca Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere lo sport. Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo, te la portiamo subito. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica la app Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. Glovo, tu ordina, ci andiamo noi. Aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Con Gliden mi concedo la libertà di vivere con passione. Gliden, il primo sito di incontri extraconiugali pensato dalle donne. Scarica l'app o vai su gliden.com. Rieccoci con Calcissimo. Allora, Mazzarri, pensate che mi sono persino dimenticato che faccia abbia Vito. Mazzarri sarà la morte del Napoli, non scherziamo. Oliviero, tu che sei tutto del Napoli, che c'entra? Raccontami dello scudetto di Moggi dell'89 con l'arbitraggio Verona-Milan. Ma è bellissimo perché guarda cosa hanno mandato qua, un telecomando con Cantella e un dito medio, perché questa è Cantella, di solito che parla del telecomando, puoi girare, e gli hanno fatto uno screen, non possono andare in onda, c'è un dito medio con sul tuo nome sopra. Anzi, te lo faccio vedere. Vai, fammelo no, vedere. Scongiurare. No, vabbè, no, però fammelo vedere. Fammelo vedere. Te lo faccio vedere, ma questo. Ma questo è quasi l'uno. Sì. Eccolo qua, Cantella. No, ma devono mettere il nome mio. Che c'entri tu? Per prima. No, questo,
Questo qui non c'entra niente, questo qui è il telecomando di un signore che è arrabbiato con Cantella. Aia, domani è catto- a Venezia. No, ma se, se lo mandano col mio nome, io. Ma il signore, al volevo posto che del dito Oliviero medio, però facesse. Ma il signore che è arrabbiato con me, al posto del dito medio, può usare il telecomando? Allora, no. Allora qua, qua dicono, Oliviero, dobbiamo. Dicono che sei un po' agitato, ma non è agitato. No! L'hanno fatto arrabbiare, però sta un po' ridendo quella bestia. Quella è la più bestia di tutte, comunque. Allora, dai, ti faccio vedere. Allora, ragazzi, voi dovete sapere che Oliviero, perché lo dicono, da quando è dimagrito tantissimo, è un po' più nervoso. E allora, guardate dove l'abbiamo mandato. L'abbiamo mandato a fare il calendario. Oliviero, va bene, questo è Oliviero. Poi a chi è che abbiamo ancora? Avevo un Cantella, c'è febbre da cavallo. Vabbè, no, io quello sulla tua non ne faccio vedere neanche uno perché mi vergogno. Però trovo veramente, io trovo veramente folle. Che carino, certo. questo è bello, certo. Quello mentre ruggivo. No, stavo rileggendo il titolo di prima e trovo veramente allucinante come cosa. Era una cosa che capitava all'Inter anche ai tempi di Moratti, me lo ricordo bene. Inizia a prenderne qualcuno a caso. No, è questo. Se tu non sei più convinto di un allenatore, lo devi togliere. Non ha nessun tipo di senso avanti. Continuare. Aspetta, perché doveva mandarlo via subito. Perché se sono non sei d'accordo. Più convinto. Dopo che fai quelle dichiarazioni. E guarda, io l'ho imparato ai tempi quando c'erano i periodi dove l'Inter non andava bene, che con Moratti che magari aspettava. Ma non per altro, perché tanto se non sei convinto, prima o poi arriva la sconfitta che ti fa prendere la decisione. Dai. Anche se tu vai bene prima, e quindi stai solo perdendo tempo a una esatto. situazione ma che sei. Bisognava farlo perché i giocatori sanno che poi è una situazione che è inevitabile alla lunga. Chi è? Dai, De Boni, mi sono rotto, stai parlando troppo di cose serie. Dai, via. Chi è il calciatore? Vediamo se lo indovinate. Ha giocato con Lazio, Cagliari, Udinese, eccetera. Era un attaccante, ha vinto lo stesso trofeo con le romane. Era un attaccante degli anni 90, Gabri, giusto? Mm-hmm. Aspetta. Sì. Ci potete arrivare? Sì. Ha giocato particolarmente nell'Udinese, italiano. Allora, vi do un ulteriore indizio supplementare. Tutto Sport tentava ogni anno di mandarlo alla Juve. Pure questo. E non era Shearer. Sì. E non era sì. Shearer. L'ho indovinato. De Boni l'ha indovinato, me l'ha detto a bassa voce. E l'hanno indovinato anche da casa, Muzzi, Bruno Juventino. Muzzi, lo scrivono su YouTube. Ed era proprio Roberto Muzzi. Tranquilla, Ale, che tu non c'era dubbio che lo potessi conoscere. Ma io mi sono scossa per niente, guarda, io sono rimasta ancora che siamo i congiurati di Oliviero. Non vedo? Siamo i congiurati, siamo basta, pure tu. Scongiurati. Quiz del cinema, Oliviero, tu sei bravo sul cinema? Ma, allora, meglio al calcio. Però. Il film è l'adattamento di una linea di giocattoli anni 80. Il protagonista divenne famoso interpretando un pugile. Nel film recitava una giovanissima attrice poi entrata nel cast di Friends. No, io questo non ho idea. Proprio. Perché vengono? Ma tu devi provare a rispondere, non come ti vengono. No, a me piace sapere. Ho capito, però prova ad arrivare al film. A quest'ora, secondo allora, me, allora, per chi è stato bambino negli anni Ottanta, non è difficile. Io lo sono stato, però faccio fatica. Stiamo facendo fatica dall'inizio della serata. Quando me lo dici, io, cavolo. T'assicuro che non è difficile. Vediamo il cavolo, lo sapevo. Che ne so io? Lo sa solo lui. Bianco, rosso e verdone, non penso. No. Allora, non è un film italiano. Famolo strano. No, ma no, Famolo strano. Allora, è un film italiano, ma non lo so. O Famolo strano, ma non è un film. O Famolo strano. Era Viaggi di nozze. Madonna, con la Santi, però era Viaggi di nozze. Solo con Oliviero. Era Viaggi di nozze il nome del titolo del film. Che dici tu, ma non c'entra niente. He-Man. Infatti, ho detto quello. Come si chiama? He-Man. I dominatori dell'universo. Sì, ma chi non lo sapeva? L'attore è diventato famoso interpretando un pugile. E chi è? Dolph Lundgren. Ok, e Ivan chi è invece Drago. La giovane attrice? Courtney Cox. Ma veramente? Non lo sapevo. Bene, l'ultima canzone. Il cantante è piccolo. Occhio che ho scritto piccolo in quella maniera per un motivo. Il titolo è composto da due parole. Nel testo si parla di qualcuno che non è sincero. Mina. Tu spiegami cosa c'entra Mina. Tu spiegami cosa c'entra Mina. Tu spiegami cosa c'entra Mina perché cantava grande? No, aspetta. Il cantante è piccolo. Piccolo. Il cantante piccolo, com'è in inglese? Com'è piccolo in inglese? Come si dice piccolo in inglese? Small. E quindi? No, raga. Non small. Raga, baby. Little. Little toy.
E che canzone è? E perché mi guardi e non provi a indovinare? Ma perché devo dirlo io? Perché dovete imparare. Cuore matto. Ma che io indovini il quiz? Certo, loro fanno le domande, bisogna cercare di indovinare. Vedi, cioè, qui hanno scritto Jennifer Aniston, Monica di Friends, poi hanno scritto Pupo. Che cazzo c'entra Pupo? Little Richard Fabri Fibra, Stuart Little, ha scritto tutto, è piccolo, no, ma no, non necessariamente piccolo, no, basta, mamma mia, come piccolo tra virgolette. E allora per chiudere, questa sì che è la chiusura perfetta, oroscopone super porno show, era celebre per le dimensioni del randello, di cognome faceva come un famoso detective, il suo tratto distintivo, centimetro, parole e i baffi. Siamo nella fortuna. Questo senti questa. Oliviero, ti prego, Oliviero. Guardami, Oliviero, ti prego, dille qualcosa. Guarda che insoggezione. Non capisco più, non capisce come si deve comportare. È da 10 minuti che fa così. È spaesata. No, devo applaudire. Come si chiama sto attore, quindi? Mica sono soggezione, però dico, non puoi fare una roba. No, davanti a quello saresti in soggezione. Come? Tutti sarebbero in soggezione. Grazie Alexandra, grazie a tutti. Buonanotte a tutti. Va bene, grazie. Non è l'ultima puntata, smettila Oliviero. Ne parleremo. Grazie a Francesco Oliviero. Madò, 30 centimetri. Grazie a Chantel, non è Alvaro Vitali. Era un tributo a Gianotto. Era un tripudio? Anche un tripudio. Grazie! Buonanotte a tutti. Domani cosa c'è, Demoni? Domani alle 13 c'è Pronostici Schedine. Poi c'è alle 19 Alta Quota, alle 23:30 Calcissimo TV. Buonanotte a tutti. Ciao! Bravo. Ciao. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Su Star Casino Sport trovi news, gossip, esperienze esclusive. Cerca Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere lo sport. Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo, te la portiamo subito. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica la app Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. Glovo, tu ordina, ci andiamo noi. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa. Ed è